Radio Radicale, siamo con Francesco Boccia del Partito Democratico per parlare di economia, ma anche di quello che sta succedendo politicamente nel nostro paese. Allora, stamattina abbiamo aperto le agenzie di stampa leggendo delle dichiarazioni di Matteo Salvini che dice che non ci sarà bisogno di una manovra. Allora, lei oggi tratterà questo tema durante il question time. Che cosa chiederà e soprattutto che chiarimenti vuole dall'esecutivo? Intanto mi pare evidente che il paese è in recessione, purtroppo tecnica, ma ci siamo fermati. Quindi chiederemo a Tria quando intende correggere i conti, perché è evidente che il PIL previsto per il 2019 non sarà raggiunto e questa correzione allo 0,2 fatta dalla Commissione europea e 0,4, 0,5 delle altri istituti autonomi indipendenti è evidente che ci riporta alla dura realtà. Quindi chiederemo al governo cosa intendono fare e come intendono dare certezze ai conti pubblici del paese. E Salvini ne dice uno al giorno, passa da Sanremo alla nazionale di calcio, e dagli immigrati ai conti con la stessa sicumera. E lui è sempre sicuro di tutto e purtroppo quando si parla di finanza pubblica e di bilancio dello Stato si fanno i conti anche con le tasche degli italiani e io sono sempre più preoccupato perché è evidente la condizione di stagnazione in cui il paese è finito. I dati che arrivano... Stagnazione? Sì, perché recessione tecnica ed evidente. Poi c'è una condizione di stop generalizzato che mi preoccupa e mi preoccupano soprattutto gli ordini industriali che sono crollati. Quando l'industria è ferma, poi quella frenata la paghi mesi dopo. La recessione tecnica che commentiamo oggi, legata ai due ultimi trimestri del 2018 e che si sta trascinando anche il primo trimestre del 2019, tra qualche settimana entreremo più nel merito di questi numeri, e alcuni di noi l'avevamo prevista già 4-5 mesi fa, quando era evidente che gli investimenti non c'erano più. Le imprese private, che poi sono quelle che alimentano comunque e lo sviluppo, avevano smesso di investire in beni strumentali già a settembre-ottobre dell'anno scorso. E sottovalutare questi numeri e non far nulla, perché poi non è stata fatta una manovra che non ha fatto degli investimenti pubblici un punto fermo. Noi non abbiamo investimenti pubblici, gli investimenti privati diminuiscono e la condizione del paese è questa qui, di un paese che si guarda inebetito e non capisce dove sta andando. Sei preoccupato anche della vacatio alla presidenza dell'INPS? Sì, sono preoccupato perché è un altro di quei pasticci di questo governo. Non sono capaci di decidere nulla, ci ha messo mesi per individuare il presidente di Consob e alla fine hanno dovuto pescare dal governo. Ministro. Sì, hanno dovuto spostare un ministro con il metodo che sapete, insomma è evidente che questi stanno insieme per disperazione, o meglio, la disperazione del Movimento 5 Stelle, mentre Salvini sta approfittando della condizione in cui versa il Movimento 5 Stelle, che è sempre più abbracciato a questo governo per provare a salvare il destino politico di alcuni dirigenti politici, perché tali sono, non sono cittadini come si professavano tempo fa. Di Maio è il primo tra questi. Di Maio sta ogni giorno di più assecondando Salvini per salvare la sua carriera politica, mi pare fin troppo evidente. Il caso Diciotti con l'arresto della famiglia Renzi. Noi nelle ultime 48 ore abbiamo visto un rovesciamento della situazione politica con i mezzi di informazione che hanno puntato la loro attenzione sul caso dell'arresto dei genitori di Renzi, con questo brutto gesto che abbiamo visto al Senato da parte di un parlamentare del Movimento 5 Stelle. Come definirebbe questa situazione, che si è venuto a creare in questi due ultimi giorni con queste brutte parentesi? Bruttissimo, pessimo. Gianrusso dovrebbe vergognarsi, però penso che non sia un uomo nemmeno in grado di provare il sentimento della vergogna. Penso che insomma, da quei gesti si capisce anche il livello umano delle persone e di chi
pensa di farsi rappresentare queste persone. Io sono sicuro, conosco tanti elettori del Movimento 5 Stelle indignati, che hanno già preso le distanze da Giarrusso, e sono sicuro che accadrà ancora nei prossimi giorni. Mi auguro che con maggior forza di quanto non abbia fatto il ministro Bonafede, tutti gli altri esponenti del Movimento 5 Stelle prendano le distanze da questo signore che fa anche il senatore della Repubblica, e lo fa infangando, secondo me, le istituzioni ogni giorno. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, ringrazio Francesco Boccia del Partito Democratico.